Benvenuti a Un Como. Oggi faremo un braccialetto di elastici come questo che ho fatto con dei pennarelli. Abbiamo bisogno di elastici rossi, una chiusura e dei pennarelli. Quattro pennarelli che utilizzeremo nella parte inferiore, perché è quella nella quale si infilano meglio gli elastici. Prima di tutto prendiamo un elastico e lo posizioniamo a forma di 8, tra il primo e il secondo pennarello. Prendiamo un altro elastico che collochiamo a forma di 8 tra il secondo e il terzo pennarello e in ultimo un altro elastico che posizioniamo a forma di 8 tra il terzo e il quarto pennarello. Ora abbassiamo ed ora non a forma di 8, ma collochiamo un altro elastico tra il primo e il secondo pennarello, un altro elastico tra il secondo e il terzo e in ultimo tra il terzo e il quarto. Prendiamo gli elastici inferiori e li accavalliamo a quelli superiori che abbiamo finito di collocare. Al centro, tra il secondo e il terzo pennarello, avremo sempre due elastici da accavallare, mentre invece nelle estremità solo un elastico. Ripetiamo un'altra volta, dal primo al secondo, dal secondo al terzo, dal terzo al quarto e chiudiamo accavallando. Continuerò a farlo fino a raggiungere una lunghezza apprezzabile da mostrarvi. Come vedete, il braccialetto si va formando nella parte posteriore a quella dove stiamo lavorando. Quando avremo una lunghezza che pensiamo consona adatta al polso, vedete come questa, però dato che questo braccialetto non è per me, va bene, credo sia pronta. Credo sia pronta per chiuderla. Abbasso gli elastici, ne infilo altri. E ora quello che farò è passare questo elastico al mio dito, anche questi pure, tutti gli elastici devono stare sullo stesso dito e di qua infilo un altro elastico fino alla metà e da qui tiro collocando il nuovo elastico su due dita per chiuderlo col gancio. Prendiamo l'altro estremo, rintracciando gli estremi dei primi elastici che abbiamo utilizzato, ecco qui c'è uno, qui ce n'è un altro, li infilo su un dito, tra il pollice e l'indice, facendo la stessa cosa e infilando un altro elastico fino alla metà. Prendo l'altro estremo e colloco il gancio per la chiusura. Ecco, il braccialetto è fatto. A me sta un po' stretto, ma se vi succede che vi riesca troppo corto, potete fare un'estensione. Ecco, togliamo il gancio, rinfiliamo gli estremi su un dito, prendiamo
altri 4 elastici e collochiamo su due dita, scusate, e facciamo passare un elastico al centro fino alla metà. Lo riprendiamo con due dita, riprendiamo un altro elastico, lo infiliamo fino alla metà, infiliamo le due dita e così per tutti gli elastici che pensate siano necessari per raggiungere la lunghezza giusta del braccialetto per il vostro polso. Rinfiliamo il gancio della chiusura, vedete qui. Adesso me lo metto e già mi va un po' più largo, vedete? Spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Potete commentare, farmi sapere se vi è riuscito o meno. E molto grazie per vedere questo video, alla prossima. Ciao!